comunicare domani post social, diciamo un'edizione, tra l'altro ti devo fare i complimenti, che ha lasciato da parte i vecchi crismi degli eventi per dare spazio a tutto quello che sono visioni, differenze, intersecazioni, no? Tra quello che è la visione di un giornalista piuttosto che dei social, Facebook, voi, dati, per dare un insieme di complessità che però va gestita. Sì, credo che sia questa un po' la visione della nostra associazione, il nuovo corso di ASSOCOM, quella di cercare di fotografare e di interpretare il mondo di oggi, la contemporaneità, che è fatta da moltissime voci, moltissime sfaccettature. Quindi questo convegno cerca, diciamo, un primo passo verso cercare di rappresentare una realtà della comunicazione che è sempre più complessa, ma che ci interessa approfondire e studiare con chi poi ne sa. Il mondo post-social è sempre più social, solo che praticamente non sta solo dentro la rete dei social, ma sta in un insieme praticamente di relazioni che i brand dovranno sempre più intrattenere con il proprio pubblico, e non è facile. No, non è facile, appunto, non è una sfida nuova, sono diversi i mezzi e comunque cambia le modalità proprio di relazionarsi. Dicevo nell'introduzione che oggi usiamo a volte un emoticon per risolverci un problema di velocità di comunicazione, no? Un emoticon, un segnetto, dice tante cose. Da un lato forse dice in maniera più superficiale, però dall'altro abbiamo visto, ci hanno raccontato che è entrato nel dizionario, cioè gli emoticon sono entrati nel dizionario della lingua parlata. Questo è veramente un cambiamento dei tempi e quindi dobbiamo assolutamente conoscerlo, non possiamo semplicemente prenderne atto e starne esterne. E facciamo un bilancio invece, come sta andando, cioè in termini di nuove entrate, di bilanci proprio dell'associazione? No, sta andando bene, come dicevo, vedendo quante persone c'erano e soprattutto che tipo di persone erano presenti oggi, veramente le definite persone da red carpet, personalità importanti. L'associazione, diciamo, in questa nuova gestione è solo all'inizio, vedere che ci sia così tanto interesse, così tanta attenzione e fiducia preventiva, perché ancora dobbiamo costruire e conquistarcela, fa grande piacere. E i risultati sono comunque che ad ogni consiglio direttivo noi confermiamo l'ingresso di almeno una, due o tre nuove agenzie, quindi vuol dire che stiamo lavorando, credo, nella direzione giusta.